a gennaio del 2023 la città di Palermo viene tappezzata da dei volantini dove mi ritraevano insieme al mio ex marito ed altre 15 figure maschili, dove l'illazione era quella sessuale, ovvero che erano i miei ex amanti. Diciamo che in quel momento la mia vita si stravolge completamente, perché inizia una gogna mediatica contro di me senza conoscere realmente quello che ci fosse dietro quella brutta vicenda. Viene ribaltato tutto quando attraverso una lettera che viene scritta ad una testata giornalistica racconto la mia vicenda e racconto e dicendo che quell'episodio era la punta di un iceberg, ovvero che ero stata vittima di 3 auto bruciate dal 2020 al 2022 e che i volantini erano semplicemente la punta dell'iceberg. Diciamo che la mia vita in quel momento cambia completamente, anche perché quella notte di sabato sera di fine gennaio io cerco in tutti i modi di capire cosa stesse succedendo, perché mio figlio era fuori, quindi vengo avvisata immediatamente di questi volantini sparsi proprio per il centro della città dove io risiedo, dove io avevo attività commerciali, dove tutti mi conoscevano. E di corsa scendo per capire e inizio a raccogliere centinaia di volantini. Ricordo di avere portato con me delle borse della spesa che tenevo sempre nella borsa e ne raccolgo centinaia. Ero devastata perché la mia ansia era quella che i miei figli potessero vederli. Torno a casa. Purtroppo il giorno dopo era diventato virale WhatsApp, internet, Facebook. Ormai ero nella bocca di tutta Palermo e quasi di tutta la nazione, perché arrivavano messaggi anche da Roma. Nonostante io avessi dato delle indicazioni su chi potessero essere gli artefici delle mie vicende, quindi delle macchine, dei volantini, ho dovuto fare delle denunce contro ignoti perché non avendo prove non potevo dare dei nomi. Dopo 2 anni mi viene archiviato tutto, perché nonostante le indagini si dice costose, non hanno trovato un ignoto e quindi a questo ignoto non è stato dato il nome, quindi io non rientro più in donne vittime di violenza. Paradossalmente a me hanno bruciato 3 macchine, hanno creato quello che hanno creato, hanno distrutto la mia vita psicologica e anche economica. Il messaggio che posso dare: donne, affidatevi a persone competenti, affidatevi a degli avvocati che capiscano bene la materia. Tutte le donne vittime di violenza sanno perfettamente che non devono andare non hanno un esborso economico, perché almeno in questo lo Stato ci aiuta. Quindi donne vittime, donne con codice rosso, donne che poi viene riscontrata una violenza, non pagherete, ma affidatevi a competenti.